là, ragazzi, buongiorno, bentornati. Oggi venerdì. Allora, oggi parliamo di un altro nostro amico, parliamo di Carmelo Guglielmini. Lui è di Catania, quindi un altro amico siciliano. Naturalmente, se avete bisogno di contattarlo, mi contattate senza problemi, lo chiamiamo e ci mettiamo d'accordo insieme senza alcun problema. E lui arriva a leva gli arlecchini portoghesi, che sono dei canarini che negli ultimi tempi sono molto seguiti e sono molto molto carini, molto belli, insomma, queste chiazze di colore rosso, arancio e queste teste con la corona sono bellissimi. Quindi vi lascio alle immagini. Ringrazio l'amico Giuseppe Albergo di dare possibilità a tutti gli allevatori italiani di mostrare i propri allevamenti. Io sono Carmelo Guglielmino, allevo prevalentemente ormai da più di 10 anni arlecchini portoghesi. Quest'anno ne sto facendo 23 coppie, di solito ne facevo anche 38-39, ho ridimensionato un po', avevo inserito altre razze, qui abbiamo una femmina in cova. È un canarino di forma e posizione liscio, non è un canarino di colore, non è un pezzato come classicamente viene denominato. Qui ci sono delle femmine in cova, qua c'è un maschio con la femmina sul nido, qui c'è una coppia. Si potrebbe fare l'accoppiamento, questa qua è una melanica con un lipocromico, qua è un maschio che ha come predominanza dell'ipocromo frontale anche nella coda, con una femmina prevalentemente melanica. Sono un po' guardinghi di questo periodo, giustamente. Qua c'è una femmina infatti lipocromica con un maschio con una predominanza di melanina che va a compensare giustamente ogni esemplare l'altro a livello di colorazione, struttura e piumaggio. Qui abbiamo anche però una femmina scura, melanica, con un maschio anche scuro, però geneticamente so che lui porta molto il lipocromo già datato. Qua abbiamo una femmina melanica con un maschio prevalentemente lipocromico, solo sul dorso è melanico. Una femmina, un maschio variegato. Qua faccio delle coppie anche prevalentemente melaniche per avere dei soggetti solo melanici, così da poter lavorare la piuma. Alla femmina in cova, il maschio in cova e la femmina fuori. Qua c'è la femmina in cova. Vediamo, qua ci dovrebbe essere già un nido che dovrebbero nascere il giorno 14 di marzo. Vediamo le uova. Sono 6 uova, già sono quasi tutti con le uova. Qui abbiamo altre coppie di arlecchino. C'è una femmina pure in cova. Tutti in cova, sono a pieno regime ormai gli animali, preparati da un mese e mezzo, quindi questi sono l'arghetto spagnoli, già da 2 anni li allevo, sono tornato di nuovo ad allevare altri canarini di forma e posizione, bianco e ardesia, c'è la femmina in cova. Questa è la femmina bianca ardesia e il maschio bianco ardesia.
un accoppiamento assolutamente da non fare, perché essendo tutti e due brinati, la piuma giustamente va ad allungare. Io sono stato obbligato ad effettuarla perché non avevo femmine intense, che giustamente è bianco essendo una piuma brinata. Qua infatti ho messo una gialla intensa con un bianco ardesia. Allevo pure carpodachi messicani, questi sono tutti portatori di albino, sono ancestrali. Qua ci sono altri ancestrali. Qua c'è una femmina albina. Sono molto schivi. Qua c'è una femmina albina pure. Con il suo maschio portatore. Questi sono giapponoso. Sembra un canarino di forma e posizione, liscio, verdi. Questi sono sempre giapponoso, gialli. Ora vi mostro una razza ancora da affermare di forma e posizione arricciata, il torzuino. Questa è una femmina che attende il suo maschio che ancora è nervoso. Quindi evito magari di metterli insieme. Questi già sono affiatati, la femmina ciuffata e il maschio testa liscia. Ha fatto il primo uovo. Poi un'altra coppia di torzuini. Poi allevo anche Satinè e Isabella Avorio. C'è una coppia Satinè e Isabella. Che dire, ringrazio Giuseppe per aver dato questo piccolo spazio a noi tutti e lo saluto tanto. Buona fortuna anche a te, amico mio, sulle cove. Bene ragazzi, allora spero che anche questo video vi sia piaciuto. Io ringrazio Carmelo per essere intervenuto, per aver dato il suo contributo alla nostra rubrica, e vi ricordo che tutti quelli che vorranno partecipare, al di là di quelli che sono i soggetti che hanno, però ecco, è un modo per diventare una grande comunità la nostra, e quindi riconoscerci fra regioni e stare sempre più numerosi, essere più numerosi è il nostro obiettivo. Quindi non esitate, contattatemi pure senza problemi. Vi ricordo un'ultimissima cosa, che questa settimana abbiamo dato vita all'Academy, quindi per chi è interessato mi contatti e anche in quel caso, se siamo numerosi, diventeremo sempre più, avremo sempre più informazioni e soprattutto riusciremo a fare cose abbastanza belle tutti assieme. Vi lascio, buona serata, naturalmente ci vediamo domenica. Ciao!